troviamo al Museo delle Pergamene di Bianchi, comune della provincia di Cosenza, ai piedi della Sila. Questo museo, veramente atipico perché tratta solo di pergamene e nient'altro, è stato istituito, o meglio ancora, è nato nel 1984, quando allora il sottoscritto Pasquale Taverna era sindaco. Giovane sindaco alle prime armi, con tutti i limiti che possiamo immaginare. Pensare che oggi avremmo avuto questo museo, dico la verità, che era un sogno. L'idea come venne? Venne a Luigi Elvio Cattatis, un studioso, poeta, un pittore dell'astratto. Lui, erede della famiglia Cattatis, della nobile famiglia Cattatis di cui Bianchi ha, diciamo, discende circa dal 1650, che è arrivato qui gli Cattatis, che si erano trasferiti da Scigliano. Ebbene, il capostipite Luigi Cattatis, già presidente dell'Accademia Cosentina, sindaco di Bianchi, nella loro storia hanno raccolto tanto materiale storico, tra cui queste pergamene. Per molti anni sono rimaste custodite in dei veri e propri cassoni. Nessuno le aveva mai viste. Fin quando Luigi Elvio Cattatis, è tornato da Genova negli anni, primi anni 80, decise di tirarle fuori e parlare di queste pergamene, cosa che era molto difficile perché non tutti capivano il loro significato. A me propose di allestire una sala, e la sala venne chiamata come mostra paleografica dell'antico territorio di Bianchi. Questo per cercare di iniziare a capire che dentro c'era tutta una storia, la storia sì degli Cattatis, ma che era una storia condivisa con Bianchi. Ebbene, in quell'anno fu istituito questo centro paleografico e da lì cominciara l'idea di parlare di cultura del passato. Le pergamene che lui ci diede, oggi sono circa 55, furono messe sotto teca. Poi molti altri documenti sono stati tenuti così in delle cartelle. Oggi ci accorgiamo che lo spazio non basta, perché tanto è il materiale da poter veramente sezionare e discuterne. In questi anni qualcosa è stata fatta, perché poi nel 2009, anzi non sbaglio, vi chiedo scusa, nel 2004 è stato istituito il vero e proprio Museo delle Pergamene, a cura dell'allora sindaco Rocca Aurelio, proprio dicendo che era questo un museo. Le pergamene che sono di famiglia, e quindi dicevo raccontano la storia della famiglia, sono importanti, sono del Cinquecento. Una in particolare porta la firma anche di Carlo V, e tante altre che parlano di rogiti, di compravendite e di quant'altro. Bene, noi e io personalmente siamo felicissimi a Bianchi che ci sia questo museo. È un museo che merita di essere visitato, è un museo che l'attuale amministrazione comunale, da me presieduta oggi assieme al vice sindaco Rino Pascuzzo, che è qui con me, con la delega alla cultura, abbiamo deciso di investire su questo museo. Investire nel senso di tirare fuori quest'anima che per noi è la ciliegina sulla torta di un paese, e cercare di fare un progetto che possa portare lustro, al punto tale che abbiamo investito anche l'università
della Calabria. Perché parlare di storia, parlare del passato, significa dimostrare quanto è stato importante questo paese, dimostrare che le fondamenta di questa comunità sono veramente profonde e hanno un senso di esistere. Se queste radici, se queste fondamenta sono forti, noi possiamo avere anche un futuro sicuramente molto, molto brillante. E noi che del passato crediamo molto e siamo sempre certi che sul passato si possa costruire, abbiamo voluto riportare alla luce ancora di più questo splendore che per dei periodi sono state dimenticate. Quindi un invito a tutti voi di venire a Bianchi, di visitare il nostro piccolo e ridente paesino, ma vedere queste pergamene. Certamente sono in latino, non facile da capire. Ci stiamo muovendo anche per un'eventuale traduzione che potrà servire sicuramente a tutti quanti noi e sarà alla portata di mano. Io adesso passo la parola al vice sindaco, al professore Rino Pascuzzo, che vi spiegherà un po' meglio del contenuto di queste pergamene. Quindi un invito e grazie se un giorno ci incontreremo a Bianchi. Come già detto, ci troviamo qui in un museo, Museo delle Pergamene, e che però è un museo unico, un museo atipico, in quanto è composto solo da 55 pergamene che variano nel tempo dal 1500 al 1700. Un museo atipico, dico io, in quanto è l'unico a essere presente in tutta la Calabria, ma potremmo benissimo definirlo più che museo un archivio storico, perché le pergamene che sono esposte in questo museo vanno a raccontare una storia di un territorio a cavallo di due secoli, dal 1500 al 1700. Se teniamo conto di com'era la conformazione geopolitica del periodo, possiamo benissimo capire che queste pergamene non raccontano la storia esclusivamente di Bianchi. Ai tempi Bianchi faceva parte, era territorio della città di Scigliano, la città di Scigliano che estendeva i suoi domini su Bianchi, su Colosimi, e poi ha subito tantissimo l'influenza della diocesi di Martirano e tanto anche dell'abbazia di Curazzo, che oggi si trova nella provincia di Catanzaro e precisamente nella frazione Castagna di Carlopoli. Le pergamene che noi qui abbiamo esposte inizialmente comprendevano un lotto di 33 pergamene donateci, come detto prima, dall'ultimo discendente della famiglia Acattatis, che era venuta qui in Calabria a seguito del re di Spagna durante le conquiste spagnole dell'Italia meridionale. Quindi giunsero a Napoli, si stabilirono a Scigliano, poi per varie vicissitudini di vassallaggi e di pagamento di tasse si trasferirono nei loro possedimenti qui nel territorio di Bianchi, prima in località Acattatis, poi costruendo una nuova casa palazziata, come si suol dire, nella frazione Censo di Bianchi. Queste pergamene raccontano quindi la storia di tutto un intero territorio. E nel loro numero noi possiamo constatare che molte sono dei rogiti, cioè delle vendite di terra tra cittadini del tempo, non cittadini normali, diciamo di famiglie nobili e facoltose. Molte altre sono delle concessioni fatte dai vari governanti, anche dal Francesco d'Aragona,
all'abbazia di Curazzo, per esempio, una concede il privilegio di utilizzare le acque del fiume Corace gratuitamente, un'altra Pergamena concede il privilegio di utilizzare sempre la stessa acqua per far muovere una filiera di mulini per la macina del grano e quindi per la produzione di farina. Altre tre sono dei diplomi di laurea a esponenti della famiglia Accattatis, conseguiti presso l'Università di Salerno. La nostra attività non solo amministrativa ma da gente di cultura ci ha invogliato a curare e a valorizzare sempre di più questo piccolo museo. Avremo bisogno indubbiamente di uno spazio maggiore o di una migliore conservazione, però il nostro impegno è a che questo museo venga conosciuto e i suoi tesori vengano divulgati in ambito nazionale e internazionale sono fortissimi, tant'è che da più anni stiamo collaborando con l'UNICAL, Dipartimento della Cultura, per arrivare alla loro traduzione e alla loro valorizzazione, nonché anche a una migliore conservazione delle stesse nel tempo. Bene, il mio invito è lo stesso che ha fatto il mio sindaco prima, venite a Bianchi, venite a visitare il nostro museo, sicuramente non resterete delusi.